Cari amici, buona giornata. Questa è la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Affluenza elezioni 2020 sul referendum le regionali. Alle 23 di ieri si era vicina al 40% degli aventi diritto. In Veneto alle urne il 46%, in Campania il 38%. La terza rilevazione alle urne oltre il 39% degli elettori. I dati più alti nelle regioni che eleggono anche il governatore: la Val d'Aosta al 56%, la Toscana al 48%, il boom in Trentino al 54%, in coda Sicilia e Sardegna, e si vota nella giornata di oggi lunedì dalle 7 alle ore 15. Il rebus delle mascherine biodegradabili a scuola, di bioplastica, di cotone o cellulosa, ma alla maggior parte senza certificazione. Quelle usa e getta minacciano l'ambiente. Alcuni presidi hanno iniziato a regalare le bio. Tra i produttori italiani però solo uno offre una mascherina certificata come chirurgica. Le altre hanno solo autocertificazioni e vanno comunque gettate nell'indifferenziata. Salario minimo tra i buoni propositi europei e governo, insomma c'è la storia di Mario, insomma 3,5 euro all'ora netti prendeva, ma adesso il tribunale gli dà ragione. Mario, un nome di fantasia che diventa d'obbligo quando porti il capo in tribunale perché ti paga una miseria, vive a Torino e ha meno di 40 anni. Dice: prima superavo i 1.300 euro al mese, poi, come capita nel settore della vigilanza privata, cambia l'appalto e il datore. E anche il contratto, quindi prima multiservizi, poi la volta dei servizi fiduciari. I giudici gli hanno dato ragione, ma la strada per la legge è ancora tutta in salita. Cassa integrazione, Gualtieri dice escludo che nel 2021 sia generalizzata e gratuita. Il sostegno verrà dato a specifici settori più in difficoltà. Lo assicura il Ministro dell'Economia parlando di un 2021 con qualche elemento specifico per i settori più colpiti. PIL nel 2020 dice, insomma, calo a una cifra. Se il contagio non peggiora, l'esito potrà anche essere migliore. E annuncia che la nota di aggiornamento al DEF andrà in Consiglio dei Ministri il 28 oppure il 29 settembre. I dirigenti scolastici e le richieste dei genitori, insomma, dicono c'è chi vorrebbe inasprire misure anti-Covid e chi non vuole rispettarle. Noi tra due fuochi, dicono i dirigenti. Dopo un'estate trascorsa in ufficio a studiare linee guida, protocolli, verbali del comitato tecnico-scientifico e a progettare la ripartenza assicurando il distanziamento, ora sono presi d'assalto dalle famiglie. Blue Lives Matter, il movimento che protesta a sostegno dei poliziotti americani accusati di razzismo, non piacciono agli agenti di colore. Sono nati nel 2014, ma sono tornati a farsi sentire dopo gli attacchi ricevuti in seguito all'uccisione di George Floyd, che ha scatenato le proteste dei gruppi a sostegno degli afroamericani. Ma per i loro critici nel movimento si sono infiltrate anche le formazioni di estrema destra. Coronavirus, Madrid pronta al nuovo lockdown, restrizioni per 850.000 persone. In Francia oltre 10.000 contagi in un giorno. Intanto i contagi continuano ad aumentare in tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i casi totali accertati sono 30.777.611 e il virus ha già provocato oltre 957.000 morti. E l'India si prepara a superare gli USA per numero di casi. Pompeo contro il Vaticano per l'accordo con la Cina, dice lo cancelli o perderà autorità morale. Le parole di Pompeo arrivano alla vigilia della visita a Roma prevista il 29 settembre. In quella sede il diplomatico statunitense tenterà di intervenire sul rinnovo, appunto, dicendo l'abuso del Partito Comunista Cinese sui fedeli è solo peggiorato. Cari amici, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.